Fino ad ora abbiamo introdotto le neuroscienze, il sistema nervoso e in particolar modo abbiamo approfondito la morfologia del neurone e la sua funzione. In questa lezione parliamo di un concetto molto caro alle neuroscienze moderne, il concetto di plasticità. Infatti, se le neuroscienze del XX secolo si sono dedicate allo studio dei neuroni e delle loro connessioni, ossia delle sinapsi, le neuroscienze del XXI secolo si sono dedicate al concetto di plasticità e soprattutto al concetto di plasticità sinaptica. Per iniziare la lezione è utile fare un esempio concreto. Vi ricordate il Pongo? Giocavate con il Pongo quando eravate piccoli? Ecco, il nostro sistema nervoso è un po' come il Pongo, come un blocco di plastilina. Sarà forse un paragone azzardato e magari qualcuno storcerà il naso, ma è sicuramente una metafora semplice ed immediata per capire come funziona il nostro organismo. Infatti, il Pongo è un materiale plastico, ossia un materiale che modifica in modo permanente la sua struttura. Altri materiali, invece, non sono plastici, perché se premiamo un dito sulla loro struttura si modificheranno, ma non appena rilasciamo il dito la struttura ritornerà come prima. È il caso di una pallina di gomma. Se premiamo forte sulla pallina di gomma vedremo il cratere che si viene a formare causato dal nostro dito, ma subito dopo il cratere scomparirà. La pallina di gomma è elastica, mentre il pongo è plastico, perché modifica la sua struttura in modo permanente, tenendo memoria delle modifiche apportate. La plasticità può essere definita come la capacità del sistema nervoso di adattarsi alle modificazioni dell'ambiente esterno e/o interno. Infatti, il nostro sistema nervoso è talmente flessibile e malleabile da riuscire a modificare la propria struttura e la propria funzione in seguito ad un insulto ambientale, come per esempio un virus, un batterio o un'emorragia cerebrale. La plasticità del sistema nervoso è estremamente importante perché ci protegge dagli attacchi esterni. Attenzione però, purtroppo non sempre il modo di reagire del sistema nervoso agli attacchi esterni è protettivo. Infatti, la plasticità può anche avere un significato maladattivo. Ciò avviene per esempio quando la reazione stessa del sistema nervoso provoca la malattia. Questo è ciò che avviene nel nostro organismo per quel che riguarda l'immunità. Molte delle reazioni immunitarie, pur avendo un significato inizialmente di difesa, assumono poi un significato di malattia in sé, come per esempio le reazioni allergiche. La principale forma di plasticità è sicuramente la plasticità sinaptica, che è la capacità del nostro sistema nervoso di adattarsi a modificazioni dell'ambiente esterno e interno. Questa capacità è legata alla possibilità di modificare l'attività dei nostri circuiti neuronali. Secondo la plasticità sinaptica, sono proprio le sinapsi a modificarsi, non la struttura del neurone, ma proprio le sinapsi. Un concetto importante da menzionare è quello di potenziamento a lungo termine, detto LTP, perché è Long Term Potentiation. Questo fenomeno è stato dapprima osservato nell'ippocampo, che è una struttura del cervello deputata a funzioni relative alla memoria. Per questo motivo si pensò che l'LTP fosse implicata nei processi di memorizzazione. Successivamente però si osservò anche in altre aree cerebrali. Ma come funziona l'LTP? L'LTP può essere descritto in tre step che spiegano chiaramente la plasticità sinaptica. Innanzitutto il neurone trasmittente stimola una sinapsi eccitatoria di una determinata ampiezza verso il neurone ricevente. Dopo qualche secondo, lo stesso neurone stimola la stessa sinapsi con una frequenza maggiore e quindi si avrà un PPSE di ampiezza ancora maggiore. Se dopo un certo tempo, anche di ore, si torna a stimolare la sinapsi con una frequenza bassa, la risposta, cioè il PPSE, si manterrà elevata, come quando la sinapsi era stata stimolata ad alta frequenza. In altre parole, la sinapsi è potenziata, come se mantenesse un ricordo della stimolazione ad alta frequenza. È andata quindi incontro a LTP. Al contrario, stimolazioni prolungate a bassa frequenza di una sinapsi possono condurre a Long Term Depression, LTD. La LTD è fondamentalmente il fenomeno inverso dell'LTP. Oltre alla plasticità sinaptica, esistono altre tipologie di plasticità, come quella strutturale e quella intrinseca.
La plasticità strutturale consiste nella modificazione della struttura del sistema nervoso e dei suoi principali costituenti, in particolare i neuroni, a seguito di modificazioni dell'ambiente esterno e/o interno. La plasticità intrinseca, invece, è la capacità che ha un neurone di modificare alcune proprietà cosiddette intrinseche, per esempio la frequenza di scarica dei potenziali d'azione, la soglia di attivazione del potenziale d'azione e via dicendo. Tali modificazioni avvengono come quelle relative a LTP e LTD a seguito di cambiamenti dell'ambiente esterno e/o interno, ma al contrario di queste non riguardano il peso delle sinapsi, bensì i meccanismi di generazione del potenziale d'azione.